Salve a tutti ragazzi, sono sempre a Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con la carriera giocatore con il nostro Menzolino Menzolandia. Ragazzi, mi scuso anticipatamente se il video di oggi è più corto degli altri, solamente che sto registrando prima di partire per Lisbona. Quando guarderete questo video, praticamente io sarò appena tornato e non avendo molto tempo mi tocca stringere un po' i tempi di registrazione, quindi probabilmente sarà più corto. Nello scorso video eravamo arrivati, stavamo facendo gli europei e siamo ai quarti di finale contro la Turchia. Sono stato inserito nella formazione titolare, quindi direi di andarci a giocare questo match contro la Turchia per l'approdo in semifinale degli europei. Attenzione a Menzo, la palla arriva a Strootman, che la rigioca a Menzo, che tira male. Para Onur, la palla arriva a Menzo entra in aria, il tiro deviato di nuovo, ce la faremo raga. Attenzione a Yusuf Malli, Sain, il tiro di, non ho visto chi era, non credo fosse Arda Turan, la parata di Worm. Van der Veer, Strootman per Menzo, il tiro di destro, Onur la para. Poi non riusciamo a rimetterla in mezzo, vicino al vantaggio, però questa è la nostra occasione. Sarà Menzo, vince un contrasto, è ancora Onur, gliela tiriamo veramente sempre in bocca. Siamo ancora qua però, Robben, per Promes, per Menzo il tiro a giro, ancora Onur, e qui raga ha fatto veramente un miracolo. Menzo, per Buzzer, ancora in mezzo per Menzo, Menzolandia intanto segna l'1-0 per l'Olanda. Che triangolazione perfetta, Menzo Buzzer, mamma mia. Poi qui tappin vincente, l'appoggiamo, non siamo riusciti a fare tutti quelli lì che sembravano facili, però con questo gol portiamo l'Olanda in semifinale per il momento. Menzo, steccato in area di rigore, signori. Mi conquisto anche un bellissimo rigore. E mi sa anche l'espulsione di questo giocatore. Qui no, ammonito, incredibile. Lo batto io. Fammelo battere a me. Lo batte Robben. Vado sulla ribattuta. Varian Robben. Lo mette sotto l'incrocio, ragazzi. 2-0 ed è semifinale. Bellissimo. È finita, raga. 2-0, siamo in semifinale degli europei. Vittoria meritata, decisamente. Voto 9.4, migliore in campo, gol, rigore procurato. Saremo contro o il Galles o il Portogallo, ragazzi. Mentre dall'altro lato c'è Germania-Francia, Belgio-Grecia. Anzi, ci sarà Germania-Belgio. Allora, ragazzi, mi avete consigliato di farmi cedere, nel senso di richiedere il trasferimento. Interesse mostrato da Udinese, ragazzi, mi sembra. Noi richiediamo il trasferimento, però dell'Udinese proprio no, dai, dal Bayer Leverkusen all'Udinese mi sembra esagerato. Il Bayer Leverkusen rifiuta la mia volontà di essere ceduto. Interesse mostrato dallo Stoccarda, Schalke 04 e Udinese. Richiediamo ancora il trasferimento. Non sono stato inserito nella formazione contro il Portogallo, peccato. Comunque, se voglio essere ceduto, credo che mi dovrei cedere. Speriamo di vincerla, dato che comunque io non posso entrare. Se fosse stata fatta per il verso questa carriera giocatore, io sarei potuto entrare in corso di partita. Nel Portogallo si infortuna Pepe, con João Mário passa in vantaggio. Passa in vantaggio con João Mário. Se mi faceste giocare... Dai, andiamo a pareggiare, Ronaldo. Finita. Siamo stati eliminati, ragazzi. Questa è la carriera giocatore. Questo è perché mi fa cagare la carriera giocatore. Siamo stati eliminati, ragazzi. In semifinale dal Portogallo. Abbiamo battuto Germania, abbiamo battuto di tutti e... Ok, ragazzi, l'allenatore ha accettato la mia messa in vendita. Verrai messo immediatamente sul mercato e ti avvertirò non appena giungerà un'offerta interessante. Poi vedrò se accettarla o meno. Ok, ragazzi, inizia il campionato. Mi ha inserito nella formazione titolare, prima partita di campionato contro il Mönchengladbach, aspettando magari qualche offerta da qualche altra squadra. Direi che almeno nel caso dovessimo rimanere al Bayer Leverkusen, di iniziare al meglio il campionato, quindi andiamo a giocarci questa partita col Mönchengladbach. Cicerito,
Palla splendida per Menzo. Grande aggancio di Menzolandia che tira e segna il primo gol del Bayer Leverkusen in questa nuova Bundesliga. 0-1 Bayer Leverkusen. Qui gran palla, gliel'ho chiamata io, del Cicciarito. Stop spettacolare a seguire di tacco. Poi mi sono avvicinato veramente troppo. Di sinistro ho bucato Sommer, che non era uscito molto bene. Cicciarito, ancora per Menzo. Bello, bellissimo intervento qui di Maximovic, veramente ottimo, tempismo perfetto. Attenzione perché la palla resta lì e Schulz pareggia 64esimo. Qua è calcio d'angolo, battuto corto, diciamo che la respingo di testa, la palla però è rimasta lì. Peccato veramente. Attenzione a Menzo, Sommer! E poi Cruz la tira al diavolo. Menzo può andare. Il tiro di Mancino. Perché ha tirato di Mancino? Vacca puttana. Per Menzo che prova ad andarsene in qualche modo. Menzo si mette la palla sul destro. Ancora Menzo. Menzolandia. Ma questo è un gol fenomenale. Spettacolare. Me la sono dovuta mettere sul destro, raga. Perché se no non ce la facevo. Me ne sono andato benissimo. E poi così, tiro a giro, dove Jan Sommer non può arrivare. È finita, raga, è finita. Vittoria per 1-2. Prima partita positiva. Partita contro il Friburgo, raga. In casa nostra, prima partita in casa della stagione. Attenzione a Menzo, entra in aria. Menzo! Dopo 1:23, con uno scambio strepitoso con il Cicciarito, il Bayer Leverkusen passa in vantaggio. Qui tiro a giro di Menzo, il portiere del Friburgo non può niente. Dopo 2 minuti incredibilmente siamo passati in vantaggio. Menzo, la larga per Kruse. Mettila bene, che cross de merda è a uscire così. Kruse, di nuovo per Menzo. La finta di Menzo, se la mette sul mancino e tira de merda, ormai Muccia se la mette in porta da solo. Questo è lo schema, Menzo entra in area, steccato, messo giù in aria, sarà calcio di rigore. Ammonito Grifo. Ancora nel ribatto dei calci di rigore, non so chi è. Ma lo fa il Cicciarito Hernandez, lo fa. Devo migliorarne i rigori, sto provando, ma non sono ancora il tiratore titolare. Attenzione a Menzo, palla, la palla per il Cicciarito. Qui si mangia un gol spaziale qua. Aranguiz. Per Menzo! E col destro a giro è pericolosissimo. La palla va fuori di meno di mezzo metro. Attenzione perché Wendel è andato. Mette il cross in mezzo dove c'è il Cicciarito che colpisce di testa! E sono 3, ragazzi. Il Friburgo è già in ginocchio. Qui grandissima corsa di Wendel. La messa in mezzo. E Cicciarito anticipa il difensore centrale che sbaglia. Forse era il terzino. Cianoglu la mette in mezzo. Per Menzo che non fa fallo il tiro. 4-0. Nella realtà probabilmente quello sarebbe stato fischiato. Friburgo annientato. Rivediamo bellissima l'azione qua. Triangola tra Bender e Cianoglu. Poi gli chiamo il pallone. Me lo anticipa il difensore. Si inciampa, però tecnicamente io avevo scritto il quadrato, quindi probabilmente ha fatto un piccolo intervento Menzo. Però firma un'altra doppietta, siamo a 4 gol in questo campionato. Finisce qui, raga. Vittoria splendida, meritata, per 4-0 in casa. Migliore in campo Hernandez, però io ho preso 8.7, sono molto soddisfatto. Volevo solo avvisarti che ti ho inserito nell'elenco dei convocati dell'Olanda per le qualificazioni ai mondiali di Repubblica contro la Repubblica Ceca e la Bulgaria. Ora direi, dato che nessuno mi vuole comprare, ragazzi, abbiamo anche la fase a girone di Champions League. Che spettacolo! Tutto questo anche nel prossimo episodio. Quindi andiamo a farci la partita contro l'Hoffenheim. Nel frattempo vedo che nessuno, incredibile, nessuno mi vuole. Il mio valore è pure salito, perché prima era 15 milioni, adesso è 18 milioni e 500. Vabbè, comunque ci andiamo a giocare la partita contro l'Hoffenheim, ragazzi. Poi nel prossimo episodio vedremo anche la Champions League. Non vedo l'ora, veramente. Si sta iniziando a scaldare questa serie. Cicciarito. Share, grande chiusura, veramente. Cianoglu. Wendel. Ancora per Menzo. Prova a mettersela sul destro. Kaderbach respinge. Kampl. La palla ancora lì. Ancora Kaderbach.
mette un po' di ordine. Menzo, la palla resta lì, il tiro! Palo! Mortacci di Bauman. Per Akan, mi vengo a prendere il pallone. Attenzione perché sono in aria. Vado Menzo, va Menzolino. Il tiro Bauman, che tiro di merda che ho fatto. Attenzione a Zalai, entra in aria. La mette in mezzo, Wendel chiude benissimo. Poi c'è la Noglu. Per Menzo. Menzo, che palla che stava uscendo per Kisseling. Che cazzo succede? Aranguiz. Ci siamo ancora noi. Bender. Bender. Per Menzo. Menzo, entra in aria. Menzo! Menzo! Menzolandia! Menzolino, ce l'abbiamo fatta. Al 73esimo. Che bella azione qui, Aranguiz. Bender. Per Menzo, che si infila. Accelera. Tra i due, tra il difensore e il terzino destro. E il terzino sinistro, scusate. E poi di destro non sbaglia. Non male la palla per Kisseling. Kisseling, di nuovo per Menzo. Attenzione, Menzo, davanti a Bauman. Dopo 3 minuti, Menzolino Menzolandia firma la sua doppietta, la sua tripla doppietta consecutiva, ragazzi. Perché questa è un'altra doppietta. E qui altra triangolazione perfetta con Kisseling. Bauman l'aveva presa, l'aveva toccata. E sono 3 le doppiette consecutive di Menzo. È finita. Abbiamo vinto 2-0, raga. Doppietta di Menzolino. Spettacolo, veramente spettacolo. Che inizio di campionato. Perfetto, raga. Direi che possiamo proseguire qui con il calciomercato, aspettando le ultime ore. Oh, è arrivata un'offerta di trasferimento. Del Valencia, raga. Del Valencia. Sinceramente io lo rifiuterei. La rifiuterei per un semplice motivo. Perché ormai sono partito bene con il Bayer Leverkusen, non avrebbe senso andare nel Valencia, anche perché siamo in Champions League. Siamo in Champions League, quindi rifiuto l'offerta del Valencia, nonostante tutto quello che sto facendo sul canale. E quindi è finito l'ultimo giorno di mercato, sono il giocatore del mese e sono rimasto al Bayer Leverkusen. Vorrei farvi notare una cosa, ragazzi, che c'era uno per il futuro, che era proprio Villalba. Se si riesce a vedere, uno per il futuro. Uno per il futuro, Fran Villalba. Quindi, ragazzi, Villalba è veramente un ottimo talento. Lo sto vedendo anche nella mia carriera allenatore. Giocatore del mese sono proprio io, anche perché ho fatto 3 doppiette, per forza. Tra l'altro, gli obiettivi del campionato, mi aspetto che tu segni almeno 7 gol. Ne ho segnati 6 nelle prime 3 partite, quindi infatti la proiezione è a 68. Spettacolo, veramente, spettacolo. Comunque, per il momento, raga, ci fermiamo qui. Ci vediamo nel prossimo video, dove giocheremo le partite con la nazionale e anche le prime partite di Champions League. Le partite con la nazionale sono importanti perché sono le qualificazioni per i mondiali. Quindi noi ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto da Menzo e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Lasciate un mi piace, un commento, un consiglio e alla prossima.